E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, signori. Siamo qua di nuovo con Lego Star Wars, la saga degli Skywalker. In realtà ho ripreso da dove avevo finito direttamente il video scorso. Lo trovate a fine di questo video, appunto, così vi recuperate anche il primo episodio. Sto giocando con Xbox Serie S e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati qua su Naboo. Eravamo appena arrivati con Obi-Wan, il buon Qui-Gon Jinn. Allora, vabbè, là abbiamo il Jar Jar Binks, ma prima di fare ciò, volevo che nel primo episodio non avevo fatto un po' l'analisi, chiamiamola così, di tutta l'interfaccia del menu. Allora, vabbè, qui abbiamo opzioni, accessibilità, cambia lingua, inserisci codice. Codice sono gli extra che avevamo anche visto in Lego Star Wars, per esempio, la saga completa che portate sul canale. Vi rimando qua a destra alla playlist per recuperarvi un po' la situazione, i miei primi video, mamma mia. Con Y possiamo vedere la galassia. Ah, ok. Allora, area possiamo vedere a sinistra. Qua dove c'è 022 dei mattoncini che non so onestamente cosa siano, ma forse servono per costruire, scusatemi, altri veicoli. Poi sulla destra 0 su 2 dei personaggi che dobbiamo trovare probabilmente, e 0 su 1 il progetto di qualche veicolo da panico. Mentre con Y andiamo a vedere tutta la galassia, quindi perché praticamente questo gioco è diviso in tantissimi hub. Ve li faccio vedere, vedete? Premendo il tasto, questo qua sulla destra, io lo chiamo il tasto Select, ci si apre tutta la mappa galattica. Abbiamo anche il cursore. Noi per ora, appunto, il primo pianeta che stiamo visitando è proprio Naboo. Con RBLB vediamo i vari personaggi che potremmo utilizzare. Vabbè, qua ci dà anche una panoramica di quello che c'è scritto. Tra l'altro, X, Y, Z, credo che siano, credo, o le dimensioni del personaggio o dove ci troviamo, ma io vado a supporre le dimensioni del personaggio, onestamente non vi saprei dire. Poi navi stellari, in teorica ne abbiamo sbloccata una. Ah, giusto, l'incrociatore della Repubblica. Ma se io lo vado a selezionare, ok, giustamente perché siamo nella modalità storia, non possiamo selezionarla. Però ragazzi, sono un quantitativo di navi abnorme. Poi navi da battaglia 5, quindi per esempio lo Star Destroyer e quant'altro. Navi micro, un po' come i vecchi titoli, tutti gli altri titoli di Lego, nello specifico Lego Star Wars. Dobbiamo trovare 5 mini kit e andremo a ottenere una piccola nave. Nave stellare di Jango, caccia stellare Jedi. Poi qua potenziamenti, ve ne parlavo, ve ne ho accennato, anzi, nello scorso episodio, possiamo un po' potenziare i nostri personaggi. Quindi i Jedi, lancio forzuto, aumenta il danno di attacco causato dagli oggetti lanciati con la forza. Molto bene, gli oggetti lanciati causano il 15% di danno in più. Abbiamo bisogno di 10 monetine Lego, noi ne abbiamo credo 40, 54.000, e poi 4 mattoncini. Ok, ecco cosa sono i mattoncini che abbiamo visto poco fa. Quindi ci servono per potenziare, vedete, proprio tutti i vari personaggi, eroi, mercanti, eccetera. Poi missioni attive, qua sono tutte le varie missioni. Adesso la nostra principale, la quest principale è avvisa gli abitanti di Naboo. Poi qua abbiamo i vari episodi, quindi mi sa che potremmo eventualmente switchare da un episodio all'altro. E qua invece i punti di domanda sono appunto i vari varie informazioni eccetera, vado a supporre, vedete? Qua ci sono degli aiuti alla guida, poi schede dati che sono i vari codici. Gettoni, puoi cambiarlo con altri moltiplicatori di oggetti per bonus maggiori. Ok, combinarlo con altri moltiplicatori. Effettivamente, come nei vecchi giochi Lego, so se io ho sbloccato per 2 per 8, ovviamente ogni gettone che io raccolgo, i gettoni grigi valgono 10, quelli oro valgono 100, quelli blu valgono 1000, e se ci sono quelli viola valgono 10.000. Se io ho gettoni per 2 per 8 bloccati, li attivo, 8 per 2 fa credo 16. E quindi se io raccolgo un gettone da 100 mi viene, cazzo, 1600. Modalità Mugugno. Ah sì, perché? Per chi ha giocato i primi giochi Lego, poi Lego Star Wars, perdonatemi se mi ripeto. Se voi attivate i personaggi non parlano più, non ci sono più dialoghi, ma fanno i vari versetti. Una cosa un po' carina, infatti, come la classica esperienza di Lego Star Wars. E poi vabbè, tante altre cose. Poi tra l'altro comunque dobbiamo trovare i progetti in giro, oltre che la somma in denaro. Ma comunque ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo. Tra l'altro, sulla mappa, vedete, a sinistra, basta a sinistra, troviamo quello, vedete, ecco, questo qua è un mattoncino. Vediamo se, ok, solleva.
È vero, è vero, destra. Ok, cambiamo personaggio. Mettiamo qua il gon. Adesso, no. Ah, lo devo mettere qua, ok. Raga, ah, è vero, io tengo sempre premuto, ma sono stupido io. Ok, perfetto. Che ci va tipo scaletta, tacco punta e tacco punta. Consulta la scheda potenziamenti dell'olo protettore investi nel mattoncini. Ah, ok, sono i mattoncini Kyber, molto bene, si chiamano così. Perché nei vecchi giochi si chiamano mattoncini rossi. Allora, vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Ah, ok, la moneta Mugugno. Mugugno, ma dai, ogni volta lo sbaglio. Ok, però non lo voglio usare. Allora, ragazzi, nello scorso episodio vi ho tagliato poco. Adesso inizierò a fare un po' di tagli perché penso anche a recuperare i mattoncini. Tra l'altro figo che possiamo usare la spinta della forza per distruggere gli oggetti Lego. Lago Paonga, Otugunga. Belle queste informazioni. Non so pure neanche che si chiamasse così sto lago. Già già. Dobbiamo trovare un posto sicuro e avvertire i Naboo dell'invasione. Excuse me. Ma il mass sicuro posto. Io penso Otugunga. È la città nascosta. Ci puoi portare là? Dai sta parte. Veloce. A parte dice è la città nascosta, in episodio 1. Ma tant'è che. Nu va sotto agua ora, okidei? Mi vuo avierto. A Gunga non piace, stranieros. Così non aspettate benvenuto. No, non importa. Non è certo stata una giornata di benvenuti. Ok. Segui già. Ci sono? Ah, ok. Sarà un po' mezza glitchata la situazione. Bello! Tipo Cassiti, credo che si. No, tipo Cassiti è quella. Oh, oddio, come cavolo si chiama? No, tipo Cassiti è quella di. Oddio, come cazzo si chiama? Pietre dei cloni. Camino. Vediamo qua. Esploriamo un attimo. Monta. Ok, montiamo il tipo. Ok. Allora, smonta un attimo questo baracchino. Allora, se trovi qualcosa che non puoi usare durante la storia, ritorni in secondo momento con più personaggi nella partita libera. Ok. Ma comunque, ragazzi, alla fine questi qua sono tutti hub. Cioè, non sono proprio i livelli. Ed è una cosa che mi piace. Spero che sia così. E io da lì a Capitano Tarpals, mi tornate? No, ancora, Jajar. Tu ora va da boss. Tu in gran guaio. Un guaio è stavolta. Ma aiuta. Bella, Jajar, c'è mamma. Qualcosa che vuoi dirci? È imbarazzante, ma. Mi sono stato. Mi divinità. Sembrerebbe qualcosa lo che. Lo spagnolo non lo so. Come ho detto, senza cervello. Sta cattiveria, però, eh. Potrebbe dirci perché il nostro amico è stato messo al bando? Jajar Koffo Shemos, lui banca il Blipper Bong personale de boss. Io ha già detto, era un accidente. Sì, mi sa che era ubriaco. Jajar toglie le mani accidentalmente da volante per prendere saporito scarafaggio. Madonna raga, ma allora se mi fanno tutto il gioco così, che sostanzialmente non sono proprio i livelli classici come si vedeva appunto una volta nei giochi Lego, ha vinto tutto, assolutamente vinto tutto, cioè guardate che bello. Ok, forse nella versione di PC è ancora più figo, però per essere smesso. Occhio. Ok, dobbiamo sistemare qua la situa. Facciamo se due passi, due cose. Comunque la forza è stra utile per questi giochi. Tu vediamo. Alture della città nascoste. Più informazioni. Abbiamo queste quest secondarie per poter. No, questa dice io non c'ho voglia. Per poter appunto sbloccare altri cristalli Kyber. Ok. Oh, scusi, si stava bevendo una birra. Perdon. Andiamo là. Ma dov'è che la vita? Ah, è quella roba là. Vabbè, raga, poi con calma. Magari alcune di queste missioni qua. No, guarda che. Guardate un po' avanti. Me le farò con calma. Ah no, forse stavo riferendo a questo. Non lo so, non so perché. No?
Ma è su un modo per entrare a chi? No? Nada? Rosso? Andiamo, vediamo. Perfetto. Aspetta, capite che siamo dei Jedi provetti, ma... Perfetto, abbiamo... ok, seguiamo Jar Jar che... Come cazzo vorrà, ah, bello mio! Già vedo delle frecce, perché... Ah, perché forse devo andare... Guarda, guarda, distruggiamo un po' di cose, raga, così ci vediamo un po' di motocicino, eh. Vai, andiamo qua. Continua la storia, va. L'esercito di droidi è in procinto di attaccare i Naboo. Hanno un nuovo genio di Naboo. Dobbiamo avvertirli. Nuve darvo un bongo. Lo mas velox per andera in Naboo. Tanto ci beviamo una tisana. Paspur. Centro du pianeta. Ora che voi. Cosa ne sarà di Jar Jar Binks? Porta via Elo. Ok, quindi Jar Jar si è unito a party? Sì. Ok, seguiamo qua l'icona. Vai Obi-Wan, spacca tutto. Boom, vede. Ma qua si può entrare? No. Vai, vai. Maestro, che cos'è un bongo? Un mezzo di trasporto, spero. È sul sottomarino. Nutro Varun attraccato nella maxibolla. Seguimi. Okay. Tu sabes che non hanno incastrato, sì? Paspur centro du pianeta. Ok, c'era un'icona. Questo qua mi sa che lo può distruggere solo un mandaloriano, perché l'icona è quella dei... Non sarà lui a guidare. Dei mandaloriani. Scusi, non volevo. Quindi probabilmente ci sono dei personaggi che generalmente i pezzi questi qua oro nel giochi Lego deve avere un personaggio che spara raffica, che mitraglia proprio duro. Ok, allora, mo cambiamo personaggio. Ma permette farami. Allora, uso. Su. Destra. Destra. E sinistra. Bravi tutti. Voler attraversare il centro del pianeta. Ecco vostro sbongo. Pronto sporco. Ah, iniziamo. Il pesce più grosso. Frase che va bene per il film di Star Wars, ma anche per un porno. Cos'è? Lo guidiamo? Devo scappare dal pesciolino? Sì, dai. Anche spero che no. Ok, mi sa che devo... Sì, mi sa che dobbiamo guidarlo. Non si preoccupisce, Colossal Denti! Non preoccuparti, la forza ci guiderà. Forza? Mira, spara. Oh, no. Che cazzo gli spara questo? Ecco, spara. Ah, ok. Ok, che cazzo devo fare? Dobbiamo sbarazzarci di questa creatura. Spara, Obi-Wan. Ok, ho raccolto non so cosa. Madonna, raga. Ho ottenuto delle informazioni, non so, riguardo a cosa. Aspetta. No, porca miseria. Ok, sto mancando tipo tutti i bersagli, raga, non ci sto capendo un cazzo, però la luce proprio. No, tipo quello di lui che sono morti. Ok, siamo morti. Che abbiamo preso qualcos'altro, non so. È sempre un pesce più grosso. Ah, erano i mini kit, ok. Col tasto destro dovevamo mirare. Oh merda. Perdiamo energia. Calma, non siamo ancora nei guai. Follia. Secondo te quando noi in guai? Ok.
L'energia è tornata. Ritornato! Avanti a tutta velocità. Ciò che il centro du pianeta è cross pericolo. Il tuo ottimismo travolgente è davvero incoraggiante, Giada. Spara di sto coso. Sta giocando con noi. Già, ma possiamo dare. Ok, abbiamo preso un altro minikit. Bravi tutti. Aspetta, dammi le monetine. Porca miseria. Perché sono morti? No, non è vero. Aspetta, dammi questo. Bravissimo. Ok, raga, adesso ho capito bene o male un po' la meccanica. Abbiamo sbloccato anche un trofeo. Obiettivo raro, una protezione aggiunta. Molto bene. Ok, abbiamo risultato premio, non è vero. Il nostro amico è di nuovo qua. Ok, quelli sono gettoni. Signori, ce l'abbiamo fatta. Più o meno. Adorabilitudine. Troviamo la regina. Che fa rima con vagina, tra l'altro. Ah, vittoria. Stupida sedia. Perfetto, un pesce più grosso. Abbiamo completato il livello. Partita libera sbloccata. Continua. Gente, abbiamo fatto schifo. Sì. Non abbiamo fatto vero Jedi. Ok, quindi qua il vero Jedi si divide in tre barre. Però 2 su 3, dai, mica male. Abbiamo anche ricevuto un po' di monetuzze. Sfide livello. Schiva tutte le pinne. A me non mi è sembrato. Ok, qui ci sono anche le sfide per sbloccare altri cristalli Kyber. Minikit, abbiamo fatto schifo. Ma dai! L'ho presi tutti, grande! Nave di affiliazione del commercio. Abbiamo sbloccato Jar Jar. Puoi usare i motocicli per migliorare le tue abilità. Premi per aprire il loro protettore e consultare la scheda. Allora. Premiare per selezionare i potenziamenti base. Allora, scatta più velocemente mentre esplode la galassia. Corri continuamente o premi L per iniziare a scattare. Ok, quindi questo praticamente è costo zero, però dobbiamo usare un cristallino. Perfetto. Prossimo livello aumenta la velocità del 30%. Torno dopo aver trovato anche altri matricini Kyber e gettoni per far salire di livello. Scatto veloce e sbloccare nuovi livelli. Chiudiamo l'oleo proiettore. Poi qua ogni volta che arriviamo in una città nuova ci dà varie info. Tid, Nabu. Ok, vabbè, ragazzi, perché ci siamo le varie missioni. Lo so, è molto complesso, ragazzi. Devo un attimo ancora entrarci nell'ottica. Quindi, ragazzi, questo era il secondo capitolo del primo episodio di Lego Star Wars. La saga di Skywalker, nello specifico la minaccia fantasma. Siamo arrivati appunto qua su Naboo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se state apprezzando questo titolo. Io purtroppo non posso ancora saperlo perché i video li caricherò appunto fra qualche giorno, quando YouTube mi si sistemerà. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, condividete anche il video eventualmente a gente appassionata di Star Wars e di Lego. E dal Pasquali mando un bel saluto, un bel abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.